Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare questo video dedicato al DJI Tello, sì, perché Rides e DJI, le due aziende che hanno fatto il Tello, hanno deciso di lanciare adesso sul mercato una nuova versione del Tello. Non è una nuova versione a livello di prodotto quanto di confezione. Secondo me è stato deciso di lanciare questa confezione in questo momento probabilmente per l'arrivo del Natale, e essendo un prodotto secondo me molto adatto ad una fascia di età bassa, questa confezione in particolare, nel senso che darà creatività ai ragazzini o ai bambini, ma bambini non troppo piccoli, comunque bambini penso dai 7-8 anni in su, ai ragazzini darà molta creatività. La confezione di cui vi sto parlando si chiamerà Tello Edu, quindi una versione del Tello versione educativa. Cosa contiene questa confezione? Un DJI Tello che dovrebbe essere identico a quello che c'è stato fino adesso, però all'interno della confezione troveremo quattro tappetini che serviranno per diciamo far riconoscere al drone la posizione. E in più ovviamente ci sarà un'app dedicata che permetterà a utenti anche di fasce di età bassa di programmare il Tello. La programmazione sarà ovviamente con più linguaggi, però l'applicazione, perché adesso poi vi farò vedere il video ufficiale, sembra veramente veramente figa, nel senso che il risultato finale della programmazione rende il Tello un prodotto veramente figo per fare queste cose, anche perché la connessione wifi con la programmazione permetterà addirittura di controllare più telli contemporaneamente. L'applicazione che permetterà di programmare il Tello sarà Tello Edu per gli smartphone, mentre su iPad si chiamerà Swift Playground. Queste programmazioni ovviamente faranno fare al Tello cose fighissime. Guardiamo il video, che poi è ufficiale ovviamente, quello lanciato dalla Rides, che fa capire veramente le potenzialità di questa programmazione e di questo fantastico gioiellino di casa DJI. Facciamo partire il video, che poi lo analizziamo insieme. Vedete che la ragazzina mette i tappetini, che sono quelli che danno penso il punto di decollo al Tello, e poi fa partire l'applicazione Swift Playground, in questo caso perché è su iPad, se no sarebbe stato Tello Edu su smartphone, e inizia a suonare la tastiera e a scrivere un codice, e il Tello inizia a muoversi a ritmo di musica. La cosa è veramente fighissima, perlomeno la pubblicità è fighissima, poi non so se il risultato sarà così facile da ottenere, comunque guardate che figata che è. Ma la parte più bella arriva adesso, perché i Tello aumentano. Qua il codice viene scritto con un Mac, ma guardate quanti Tello sono, perché come vi dicevo prima, con questa funzione, con questa programmazione si possono programmare più Tello contemporaneamente, quindi fargli fare una specie di coreografia e ottenere questo ballo coreografico. Adesso vedete che il Tello con la sua fotocamera riesce a riconoscere gli oggetti e in questo caso a riconoscere i movimenti, quindi della ragazzina attraverso la fotocamera, quindi le gesture. Quindi ragazzi, avete visto che figata che è il risultato finale di questa programmazione. Ovviamente non so se sarà così facile farlo o programmarlo, però adesso a breve uscirà questa confezione. La confezione costerà circa 150 euro, ovviamente ci sarà all'interno il Tello, che dovrebbe essere identico a quello che c'è stato fino a questo momento, non è una versione nuova. Probabilmente questa idea è anche per riuscire a vendere più Tello possibile, visto che probabilmente sta andando verso la fine della sua carriera, per l'uscita probabilmente di un Tello 2. Questa idea comunque è carina, perché comunque dà ai ragazzini e a bambini abbastanza grandi l'inizio di una programmazione, quindi secondo me molto interessante dal punto di vista educativo. Nella confezione, ripeto, da 150 euro ci sarà il Tello, ovviamente le batterie e via dicendo, e dovrebbe esserci i quattro tappetini che servono, avete visto, per fare tutto il discorso coreografico che è stato fatto dalla ragazzina. E poi non lo so se all'interno c'è qualcos'altro, non so se le applicazioni saranno scaricabili solo per chi compra la confezione, quindi
all'interno c'è un codice o meno, o se l'applicazione ha bisogno per forza di tappetini, quindi bisogna avere per forza quei tappetini lì per fare altello con l'applicazione, la programmazione e via dicendo queste cose. Questo non lo so, però ragazzi, mi piaceva fare questo video, condividere con voi questa novità di Rides e DJI, perché comunque il Tello, non c'è storia, ha riscontrato un successo esagerato, è sicuramente il miglior drone, per qualità e prezzo, a livello di stabilità. L'unico handicap che ha, lo sapete, è quello della registrazione video solo tramite il wifi, perché per il resto veramente nelle sue dimensioni è tutto veramente tanta roba, a livello di funzionalità, stabilità, tutto. Quindi ragazzi, mi è piaciuto condividere con voi questo video. Se come al solito ragazzi questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ovviamente ci vediamo nei prossimi video. Ciao!